Dall'altra parte, chiaramente, il lavoro politico che serve a governare strumenti che sono neutrali e che possono diventare nocivi se non vengono governati. Comunque ci occupiamo di intelligenza artificiale, ci occupiamo, dicevo, di progetti di ricerca in campo biomedico. In queste risorse rientrano anche risorse importanti per il diritto allo studio, e torniamo sul tema di garantire che i giovani molisani rimangano a studiare in Molise e garantire magari che giovani da altre regioni vengano e continuino a venire a studiare qui in Molise. Quindi c'è il potenziamento di tutti i servizi agli studenti, mense, biblioteche, aree attrezzate, con un'attenzione particolare alla disabilità. E in ultimo, non dimentichiamo, con questo accordo i più fragili. Ci sono nell'accordo 9 milioni di euro per realizzare edifici di co-housing del dopo di noi, per i centri diurni per la disabilità, per le case famiglia. Quindi, in sintesi, sono quasi 450 milioni per infrastrutture, lavoro, sostegno alle aziende, turismo, beni culturali, energia, innovazione, diritto allo studio, anziani, disabilità. Queste sono le priorità che noi abbiamo condiviso con il Presidente Roberti, con la Regione, ma ringrazio anche tutti gli uffici, anche tutti gli assessori che hanno lavorato a questa iniziativa, i sindaci che hanno portato le loro proposte, e sono le priorità che noi abbiamo individuato per una Regione che dal nostro punto di vista ha troppe potenzialità inespresse e che noi faremo tutto quello che possiamo fare per consentire di competere a armi pari e di poter dimostrare finalmente davvero il valore intrinseco che ha. Grazie davvero.